Buongiorno, vi spiego come facciamo le mascherine a Valle dell'Anso a Ceres. I ragazzi che vivono qua da tanto tempo sono gambiani e senegalesi. E allora, la stoffa che è cotone, una buona qualità di materiale, è il primo passo. Come facciamo per fare queste mascherine? I due sarti hanno fatto una misura che possiamo usare per tagliare i due pezzi per iniziare a fare la mascherina. Tessuto, non tessuto, che ha tappa qua, che viene piegato tre volte per metterlo in mezzo alla mascherina, e quello che protegge le gocciolline del respiro, così non passa. Lo usiamo mettendolo in mezzo alle due stoffe, quelle che abbiamo tagliato per fare la mascherina. Adesso Umar tappa le fettucce, i quattro fettucce e il ferro, così va avanti il lavoro. E viene messo il ferretto, come vedete. Allora Umar inizia a fare il ferretto così per il naso, come vedete. Adesso sta montando il ferretto. E adesso è il finale, Mamma fa le pieghe e poi lo passa ancora una volta a stirare, che la mascherina è già pronta. Dopo qua, poi nella mascherina viene passata ancora di nuovo da Padi, che lo stira per una volta ancora. Ma non è finito, comunque, per darlo una passata di terra. Il finale, come vedete, la mascherina ben fatta, e questo è il risultato, il finale, che è quattro strati, che vedete, da avanti e dietro, tutto ben fatto. Le mettiamo buste chiuse, le mascherine dopo stirato a 60 gradi a vapore, e poi li bustiamo buste chiuse. E abbiamo dato alla comune di Mezzanille 200 mascherine, era una struttura sanitaria a Montagnieri, anche loro abbiamo spedito. Le mascherine le diamo a chi vuole, chi ha bisogno, a gratis. Tutti quelli che abbiamo dato fino adesso sono tutti a gratis, non a pagamento. Questo alla fine sono le mascherine che sono fatte dall'associazione Morus Oldus. Un saluto da tutti i ragazzi.